Pace e bene a tutti, bentornati al nostro appuntamento con la santità. Oggi un santo speciale, giovane. Parliamo di San Nunzio Sulprizio e ascoltiamo la sua storia. Nunzio nasce il 13 aprile del 1817 a Pesco Sansonesco, in provincia di Pescara. All'età di 3 anni perse il padre Domenico e dopo qualche anno anche la madre Domenica Rosa. Allora Nunzio venne affidato alle cure della nonna materna, Angela Rosaria del Rosso, che abitava a Corvara. La nonna si occupò della sua formazione religiosa, accompagnandolo a messa tutte le mattine e insegnandogli a pregare il rosario. Frequentò la scuola parrocchiale aperta dal parroco di Corvara. All'età di 9 anni gli morì la nonna e Nunzio tornò a Pesco Sansonesco, dove venne ospitato dal fratello della madre, lo zio Domenico Luciani, il quale lo impiegò come garzone nella sua officina di fabbro ferraio. Il lavoro era molto pesante e un giorno, a causa di una consegna per conto dello zio, prese freddo e il mattino successivo si alzò con la gamba gonfia e la febbre alta. Lo zio lo costrinse comunque al lavoro e Nunzio accettò, pensando che quella fosse la volontà di Dio. La malattia peggiorò. Venne ricoverato in ospedale, ma le cure erano inefficaci. Ritornato all'officina, spesso capitava di lavare la ferita alla fontana del paese. E in molti, credendo che il ragazzo infettasse l'acqua, iniziarono ad evitarla. Nunzio così si recò in un'altra fonte, in un luogo chiamato Riparossa, e mentre si rinfrescava, recitava il rosario. Un altro zio, militare a Napoli, saputo del ragazzo, lo presentò ad un colonnello, il quale lo prese con sé come un figlio. Lo fece ricoverare nell'ospedale di Santa Maria del Popolo, detto degli incurabili, e gli fu diagnosticato un tumore osseo. Migliorato, Nunzio cominciò a visitare gli altri ammalati, specie quelli giovani come lui. Li preparava a ricevere i sacramenti, pregava con loro e li esortava a non disperarsi, perché, come spesso ripeteva, tutto il bene viene da Dio. Nacque in lui il desiderio di consacrarsi e riprese gli studi. Il colonnello capì le sue intenzioni e gli presentò Don Gaetano Enrico, che aveva da poco fondato i missionari dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria a Secondigliano, vicino Napoli. La sorella però cercò di dissuaderlo, ma Don Gaetano replicò: «Questo è un giovane santo e a me interessa che il primo a entrare nella mia congregazione sia un santo. Non importa se è infermo». La malattia avanzò e Nunzio non poté fare l'ingresso. Iniziò ad indossare una specie di divisa fatta da gilet e pantaloni marroni che fece benedire da un padre carmelitano. La sua capacità di offrire il proprio dolore colpiva chi gli stava vicino. Morì il 5 maggio del 1836, a 19 anni. Venne beatificato da San Paolo VI il 1 dicembre del 1963, durante il Concilio Vaticano II. La sua canonizzazione è stata celebrata da Papa Francesco il 14 ottobre del 2018, durante il Sinodo dei Vescovi su i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. La maggior parte dei suoi resti mortali è venerata nella chiesa di San Domenico Soriano a Napoli, in un'urna sotto l'altare maggiore, ma altre reliquie sono custodite nel santuario a lui dedicato a Pesco Sansonesco. San Nunzio è morto all'età di appena 19 anni, una vita difficile la sua, con questo tumore alla gamba che lo ha portato anche ad una grande emarginazione da quella che fu la sua comunità.
e una grande difficoltà anche sul lavoro che lui ha cominciato già giovanissimo. Ascoltiamo le parole di Don Antonio Salvatore Paone, che è stato il postulatore della sua causa di canonizzazione. Parlando proprio di Sannunzio ci dice: «Ogni suo gesto e ogni sua parola sono stati una continua risposta positiva alle avversità che la sua breve e rapida esperienza di vita gli ha presentato. Quando era giovane incontra Dio, la sua vita cambia, ma anche il suo aspetto cambia. Egli diventa immagine di gioia, trasparenza del volto gioioso di Gesù di Nazareth. E se da questo incontro nasce amicizia con Dio, allora il giovane diventa generoso ed acquista coraggio. Se poi questa amicizia diventa amore per Dio, allora il giovane diventa un maestro di vita, un eroe, così come lo è stato Sannunzio». E così è stato quindi appunto per lui, come dice il suo stesso nome, Nunzio, è annunciatore speciale, perché si rivolge ai giovani, ai nostri giovani, e a coloro che poco generosamente vengono definiti nuovi poveri, a coloro che dalle statistiche vengono etichettati nei modi più svariati e che tante volte sono invece i più dimenticati della società. Nunzio vuole ricordare che la gioventù invece è ricchezza. La gioventù è meravigliosa stagione della vita, fatta di incontri che trasformano il cuore ed accendono il desiderio della felicità. Allora guardiamo i giovani del nostro mondo, quelli che sono accanto a noi, magari anche loro hanno una ferita che li sta allontanando dagli altri, così come era avvenuto per Sannunzio. E preghiamo proprio Sannunzio affinché tutti i giovani possano trovare qualcuno che li curi, che li accolga paternamente e che li mostri una via, che è la via di Gesù Cristo. Sannunzio, prega per noi.